Allora, io vorrei tantissimo poter sostenere la tesi che non porto sfiga, però anche per me inizia a diventare ormai davvero difficile, ai limiti del possibile. Vi ricordate su chi era stato l'ultimo video? Non solo ho posto il focus del video sui Giant X, ma ho pure messo in copertina Odoamne. Risultato? Non solo i Giant X eliminati dai playoff dell'LEC, prima parte di stagione terminata, non li rivedremo più fino al Summer, ma persino Odoamne benciato. Cioè, GG Deugemo, davvero GG, poteri oltre la norma. Mi servissero a qualcosa almeno sti poteri. Scherzi a parte, perché ovviamente sono solo coincidenze. Like al video così YouTube è contento, e pure io, e soprattutto perché altrimenti sappiate che se mi arrabbio posso usare i miei infiniti poteri contro di voi. Come sempre, io sono Francesco Deugemo Lombardo, il vostro esports reporter preferito. Benvenuti o bentornati a Tiki Taka Rift. La prima settimana playoff di LEC, che è durata praticamente un'eternità con 4 giorni di partite BO3, ci ha consegnato un tabellone playoff quasi identico a quello del Winter Split. G2 e BDS di nuovo in finale di Winner Bracket, avanti Mad Lions, Fnatic e Vitality, esattamente come visto uno split fa, con la differenza che questa volta al posto degli SK Gaming, un team totalmente irriconoscibile, ci sono gli Heretics, capaci di rimontare proprio gli SK di Niski. Anche gli stessi Mad Lions Koi, bisogna dirlo, hanno dovuto faticare più del dovuto contro dei Giant X che arrivavano, ricordiamolo, da un'ottima settimana conclusiva di LEC con 3 vittorie su 3, ma che al primo turno contro i Fnatic si erano sciolti perdendo 0-2. Anche giustamente, direi, perché nello scorso video avevo comunque chiaramente detto che, nonostante quella splendida week, non mi sarei aspettato nulla da loro, men che meno contro i Fnatic, contro questi Fnatic, anche se poi i Fnatic contro i G2 si sono dimenticati di giocare, di scendere sulla landa, evidentemente avevano altro da fare, non lo so cosa avevano da fare, ma non hanno giocato. Sicuramente non mi sarei aspettato nulla nemmeno da parte dei Giant X, intendo, contro i Mad Lions Koi. Eppure riescono a tirare fuori un'ottima prestazione in game 1, si fanno riprendere da Lioi e compagni in game 2, poi però in game 3, fino a un certo punto, i Giant riescono a rimanere in corsa. Fino a un certo punto sono anche in pieno controllo della partita per eliminare la finalista del Winter Split. Tra l'altro è la seconda volta che i Giant X escono da questi playoff contro i Mad Lions. Però nello scorso split non c'era stata assolutamente partita, 2-0 abbastanza secco a casa. Questa volta invece le cose sono cambiate. Ora è vero che i Mad Lions Koi non sono gli stessi del Winter, e mi sembra abbastanza palese davanti agli occhi di tutti, non sono più che altro costanti nelle prestazioni, ma i Giant X hanno dimostrato comunque di aver fatto qualche progresso. Apparentemente, però, non abbastanza da evitare il cambio di roster. Contrariamente a quanto si poteva ipotizzare in un primo momento, nonostante l'uscita di scena anticipata tra Winter e Spring Split, i Giant X non avevano effettuato alcun cambiamento al proprio roster, mantenendo Doamne, Peach, Jakis, Patrick e Ignar. Un roster che era nato cambiando due interpreti rispetto al 2023, ovvero il midlaner Jakis e il support Ignar, dopo la fusione tra l'organizzazione spagnola dei Giants e quella britannica degli XL, che era avvenuta lo scorso autunno. Se cambiare giocatori tra Winter e Spring, poi tra l'altro era un po' complicato, uno perché non c'è abbastanza tempo per lavorare sull'inserire un nuovo giocatore. Due, perché le loro aspettative probabilmente non erano, non sono altissime e hanno voluto dare fiducia al roster. Adesso, con il Summer che inizierà tra praticamente 2 mesi, la situazione un po' cambia. C'è più tempo e il primo a farne le spese, a quanto pare, sarà Odoamne. In merito a quanto riportato dal sito SHIP Esports, infatti, i Giant X avrebbero deciso di cambiare top laner, spedendo Odoamne in panchina. A quanto pare alla società non sarebbero piaciute le ultime prestazioni, anche se personalmente non penso che Odoamne sia il problema del team,
ma questo non significa che sia un problema dei Giant X. Odomne continua a giocare comunque con uno stile non adatto alle strategie che vengono usate attualmente, nonostante abbia dimostrato in realtà di sapersi adattare al meta attuale dei campioni, utilizzando anche robe un po' più fresche come, che so, Rek'Sai o Twisted Fate in top lane. Rimane però uno stile di gioco datato che non gli consente, a quanto si vede sostanzialmente, di far scattare quel click, quella scintilla con il team. Però ripeto, per carità, non è lui l'unico problema. È l'intero team ad apparire spesso sconnesso, a giocare in modo poco coordinato e soprattutto con poche idee. Non ha un vero playmaker, non ha probabilmente una persona che sappia prendersi le proprie responsabilità e caricarsi la squadra sulle spalle. È un team in cui ogni giocatore sembra avere paura di fare delle scelte e per questo motivo non prende decisioni, lasciando i propri compagni di squadra nell'incertezza sul da farsi. E tutto questo nonostante abbiano un giocatore veramente esperto e all'altezza come Ignar. Proprio per questo motivo il rumor sui Giant X non riguarda solo Odoamne, ma anche il jungler. La società starebbe infatti valutando l'opportunità di cambiare anche la giungla, dando il ben servito a Peach e puntando su un ex campione del mondo. Secondo l'indiscrezione, i Giant X starebbero valutando diverse opzioni per la giungla per il prossimo Summer Split, nelle quali rimane comunque ancora valida la possibilità che rimanga proprio Peach. Tra i nomi più papabili però spicca quello di Juan, che non è il nostro carissimo Juanetti caster che conosciamo, ma è quel Juan presente per anni nel roster dei DRX, anche in quello che vinse il mondiale 2022 in quella epica finale contro ET1. Ovviamente lui, Juan, in quella finale non c'era, però prese comunque la skin dedicata, come ogni anno, ai vincitori dei mondiali perché giocò ben 3 game nell'arco dell'intero torneo. 2 ai play-in contro Saigon Buffalo e Istanbul Wildcats, per poi esordire al group stage e terminare lì la sua esperienza come giocatore ai mondiali contro i Rogue, prima di essere appunto definitivamente sostituito dal titolare che era Pioshik. E udite udite, in quei Rogue chi giocava quell'anno? Ma ovviamente Odoamne, che vinse quel game contro i futuri campioni del mondo 2022. Erano i tempi di Ansama, di Marrang, Rogue che erano reduci dalla vittoria del Summer Split, il loro primo split a Malmo contro i G2 Esports, e arrivarono in top 8 al mondiale. Quegli stessi Rogue, come nome almeno, come brand, che 2 anni dopo non riescono più nemmeno a qualificarsi per la top 8 dell'LEC. Ex PSG Talon, Juan negli ultimi 2 anni ha continuato a giocare come sub nei DRX, prima di accettare l'offerta dei Giant X lo scorso dicembre di giocare nella Superliga spagnola, di fatto nel Team B, o locale, se preferite, della società iberica. Sarebbe quindi anche una soluzione economica, rapida e a portata di mano, semplice da eseguire. Per la top lane invece il discorso sembra essere un po' più complicato. Chi potrebbe arrivare al posto di Odoamne? Proviamo a buttare giù dei nomi, tentare qualcosina, no? Ora, se mettiamo sul tavolo tutte le opzioni, potremmo pensare ad esempio a Shigenda, recentemente estromesso proprio dai Rogue per far posto a Finn, senza in realtà parecchio successo. Da capire in questo caso quali siano le volontà dei Rogue, se pensano di, in qualche modo, non so, di ritornare all'origine, quindi rimettere Shigenda o proseguire con il nuovo arrivato. Di sicuro, qualora i Giant X fossero interessati, sarebbe un'operazione di mercato semplice, perché aiuterebbe i Rogue a liberarsi di un sesto uomo anche ingombrante, anche a livello di stipendio, e sarebbero probabilmente disposti a lasciarlo andare anche gratuitamente, o quasi. Come ex LEC ci sarebbe invece anche Genax, che però è contrattualmente legato ai BDS con cui sta giocando in LFL, il campionato francese, con cui ha concluso al primo posto la regular season e aspetta di giocarsi a giorni praticamente la finale dello split contro i Carmine Corp. In questo caso sarebbe forse più difficile l'operazione, ma sinceramente non credo che sarebbe nemmeno il profilo migliore per i Giant X, soprattutto se devi sostituire comunque un pezzo da 90 come Odoamne. Non vai a mettere un giocatore che è più o meno della stessa età, un po' più giovane, ma comunque più o meno lo stesso stile, viene dalla stessa scuola, mettiamola così. Escludo invece a priori, non io, escluso dalla società, comunque dalle indiscrezioni, a quanto pare un'eventuale promozione di De Antonio, storico jungler spagnolo che
nonostante sia come Juan nel team locale appunto dei Giant X che gioca nella Superliga, non avrebbe suscitato particolare interesse. Oppure potrebbero puntare su qualche altro nome nuovo della scena. Da alcune opinioni che ho raccolto qui e là in giro tra Twitter, X, insomma, e altri social, altre opinioni, i nomi più caldi in questo momento sembrano essere due. Ragnar, che è top laner del turco classe 2000, che gioca nei Gentlemates in LFL, di cui si parla davvero bene. L'altro profilo invece è Thrasin, di cui parla benissimo soprattutto Veteran, che è comunque una figura di spicco della community e ne sa a pacchi anche di giovani talenti. È polacco, gioca nella Premier League tedesca, negli Austrian Force Wilhaben, l'ex team da cui tra l'altro arriva Nano, il mid laner dei Machko in questo primo split di LEC. Entrambi sono giocatori ancora poco famosi, quindi anche più facilmente attratti, probabilmente più economici, e che magari potrebbero anche raccontare dei Giant X che vogliono puntare sul nuovo per provare a cambiare le carte in tavola. Senza dimenticare che so, anche un potenziale pick come Esidi, oggi a Newcom, ma che ha dimostrato di poter serenamente competere in matchup con chiunque, o magari chissà, anche uno come Ampyros, protagonista con i Desire, nella vittoria del campionato italiano contro i Machko. Un'altra possibilità potrebbe arrivare dal Nord America. Sempre SHIP Esports ha raccontato che i Cloud9 avrebbero puntato su Thanatos, top laner coreano che ha da sempre giocato con i DK Challenger, vincendo anche alcuni split della Lega Cadetta dell'LCK e mettendosi spesso in mostra come tra i giocatori futuri più promettenti, prendendosi anche le attenzioni dei Karmin Corp. E considerate che al momento ha appena 19 anni e un classe 2004. Ciò ovviamente potrebbe portare a liberare Fudge, quest'anno decisamente in ombra come tutti i Cloud9, nonostante il terzo posto finale ai playoff dell'RCS, ma a quanto pare lontano dagli obiettivi della società che puntavano almeno alla presenza internazionale, quindi almeno alla qualificazione all'MSI. Motivo che ha portato questo ufficiale alla separazione tra Mighty come coach dai Cloud9, con il ritorno rumoreggiato di Reaper Red. La cosa certa è che c'è tempo questa volta. Se Giant X vogliono diventare protagonisti nell'EC, non devono farsi prendere dalla fretta, dalla furia. 2 mesi non sono tanti, è vero, ma non sono nemmeno pochi. Bisogna andare a scegliere le persone giuste, andare oltre gli istinti, ragionare, magari ascoltando anche l'esperienza importante di giocatori come Patrick e Ignar, che potrebbero dare un parere fondamentale per ricostruire il team nel migliore dei modi e tentare nuovamente un miracolo nel Summer Split, come è avvenuto un anno fa, anche se sotto il brand degli Excel. Prima di salutarci, ci tengo a ricordarvi che se vi piacciono e apprezzate i contenuti e i video che trovate sul canale, potete supportarmi iscrivendovi al mio Patreon, di cui trovate il link in descrizione, il primissimo link, è impossibile sbagliare. Potete farlo anche gratuitamente o sottoscrivendo un abbonamento mensile. In entrambi i casi sarebbe per me un passo importante e fondamentale, ovviamente, per portarvi sempre più contenuti, soprattutto di qualità. Detto ciò, vi rammento che ogni venerdì mi trovate live in streaming per Studio League, il format di approfondimento della scena competitiva di League of Legends e non solo, insieme a Vischio e Revilvage. Vi aspettiamo. Grazie per avermi seguito e ascoltato fin qua. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei prossimi video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questi possibili cambi nei Giant X. Sono corretti o stanno inquadrando il problema sbagliato? Alla prossima e buoni sports a tutti e a tutte. Ciao!